Mattia Chiassai Martini, sindaco di Montevarchi, ha presentato la sua candidatura nelle file del centrodestra a presidente della provincia di Arezzo, sostenuta dalla lista Comuni per la provincia. La mia è una candidatura di servizio, ho fatto il capogruppo d'opposizione per 2 anni in consiglio provinciale. Intorno al mio nome abbiamo invece racchiuso, diciamo, tutte le realtà civiche della provincia e tutte quelle partitiche alternative al sistema di potere del PD. Quindi io mi metto a servizio di un obiettivo importante, un obiettivo storico, quello di dare l'opportunità al nostro territorio di cambiare il sistema d'amministrazione del territorio, quindi di permettere dopo 70 anni di mandare a casa il PD e di dare l'opportunità di un cambiamento. E questo è l'appello che faccio a tutti i consiglieri, a tutti i sindaci che si riconoscono nel nostro obiettivo, quello del cambiamento, quello di fare in modo che la provincia passi da un ente distante, lontano dai comuni, ad un ente vicino. Sappiamo che il problema delle risorse è uno dei problemi più importanti degli ultimi anni, perché la riforma del Rio ha danneggiato fortemente la gestione dei nostri territori. Nei 2 anni di opposizione il presidente Vasai non ha mai battuto i pugni sul tavolo per pretendere dal governo che venissero date le risorse necessarie per le mansioni che ancora sono in testa alla provincia, probabilmente perché politicamente non se lo poteva permettere. Noi pensiamo invece che sia indispensabile che finché la volontà popolare vorrà che le province restino in vita con delle deleghe importanti, perché ricordo che si occupano della sicurezza delle strade e degli edifici scolastici, è fondamentale che si richieda e si pretenda che ci siano le risorse indispensabili e necessarie per una programmazione seria. Per il rinnovo del Consiglio provinciale l'elezione del Presidente si voterà mercoledì 31 ottobre. Si tratta di elezioni di secondo livello e quindi il voto non spetterà ai cittadini. Alle urne saranno invece chiamati consiglieri comunali di tutti i comuni dell'Aretino. Sarà infine un ballottaggio tutto al femminile. L'altra candidata nelle file del centro-sinistra è infatti Ginetta Menchetti, sindaco di Civitella in Valdichiana. Dunque per la prima volta a guidare la provincia di Arezzo sarà una donna. Anche questo è un segno del cambiamento, dell'opportunità che finalmente viene piano piano riconosciuta alle donne di entrare anche in un mondo molto maschile e ancora molto maschilista.